in questa luce sfolgorante che probabilmente è la migliore location per lo sport che dobbiamo parlare, perché luce sfolgorante, grande soddisfazione ci ha regalato il tennis in questo 2019 da incorniciare per il tennis azzurro, soprattutto maschile. E continuiamo la nostra rubrica dove andiamo ad analizzare gli sport, i maggiori sport nel loro complesso, in quello che è stato il 2019. Continuiamo con le note positive. Dopo aver analizzato il nuoto, adesso vado ad analizzare il tennis in un 2019 estremamente positivo per il nostro tennis, che ci ha rivisto in semifinale Slam, che ci ha visto vincere il primo titolo Masters 1000 dopo 50 lunghissimi anni, e da quando è stata creata la categoria, il primo titolo Masters 1000 in assoluto. E chiaramente vede anche un Under 19 che, insomma, qualche prospettiva futura ce l'ha sicuramente. Andiamo ad analizzare con calma, partendo dai numeri, che a volte possono essere freddi, ma in questo momento identificano perfettamente qual è la splendida dimensione del nostro tennis. Infatti abbiamo due tennisti in top 15, Berrettini e Fognini, le nostre colonne portanti, le stelle polari un po' del movimento italiano, continuano ad esserlo loro, i nostri paladini anche per quanto riguarda le competizioni a squadre. Abbiamo 8 giocatori tra i primi 100, l'Italia non ne ha mai avuti nella propria storia. Appunto, oltre a Berrettini e Fognini abbiamo Seppi, Caruso, Travaglia, Sinner e Sonego. Ho dimenticato Cecchinato, insomma, non che sia una grande dimenticanza, visto l'ultimo anno fatto da Cecchinato, però insomma a dimostrazione di quanto questo movimento davvero abbia lavorato bene in questa annata. Appunto, è arrivato il titolo Masters 1000 di Fabio Fognini, che ha dato anche una spinta sicuramente in questa annata per poi ottenere altri risultati, come poi l'exploit di Matteo Berrettini, che ha ottenuto la semifinale agli US Open, che non era mai arrivata su uno slam su cemento. Era arrivata a New York nel 77, nel lontano 77, quando si giocava ancora su terra verde gli US Open con Corrado Barazzutti. Quindi anche questo chiaramente è un risultato storico. Risultato ancora più storico è la terza qualificazione di sempre alle ATP Finals, sempre ottenuta da Matteo Berrettini, dopo Corrado Barazzutti e Adriano Panatta, il terzo tennista italiano di sempre a qualificarsi alle ATP Finals, Matteo Berrettini, che poi ha ottenuto un altro record, ossia quello di vincere una partita tra i migliori 8 a Londra. La vittoria contro Thiem rappresenta un crocevia storico, un momento storico del nostro tennis, in virtù proprio della prima vittoria di sempre per l'Italia agli ATP Finals, visto che sia Adriano Panatta sia Corrado Barazzutti erano in serie negativa, avevano piazzato 0 vittorie e 6 sconfitte. Matteo Berrettini ha perso le prime due partite contro Djokovic e Federer, però poi è andato a battere il finalista, il futuro finalista di queste ATP Finals, Dominic Thiem, ottenendo quindi un altro traguardo storico per il tennis italiano. Come non sottolineare ovviamente anche il titolo ATP di Lorenzo Sonego, che anche lui, che magari sta un pochino più in disparte, sta dietro le quinte, ha ottenuto il titolo 250 ad Antalya, come Matteo Berrettini aveva ottenuto semifinale a livello Masters 1000 a Shanghai, appunto la semifinale Slam, ha ottenuto due semifinali a livello 500 a Vienna e ad Halle, e inoltre due titoli a livello 250, quello a Stoccarda sull'erba, che mancava
addirittura da 8 anni. L'ultima volta era stato Andrea Seppi a Eastbourne, a dissarsi in un torneo su questa superficie, quindi anche quello è un passaggio sicuramente importante, come la vittoria nell'ATP 250 di Budapest, che gli ha, diciamo così, poi spianato la strada. Da lì, insomma, è stato un crescendo continuo Matteo Berrettini fino alla fine della stagione, come l'ottavo di finale a Wimbledon. Insomma, sono tutti traguardi assolutamente di spessore per tennisti italiani. Quindi, insomma, Matteo Berrettini è sicuramente la copertina principale, ma sullo sfondo, uno sfondo alquanto luminoso, c'è Jannik Sinner. C'è Jannik Sinner, anzi, magari non sullo sfondo, ma a coadiuvare Matteo Berrettini c'è Jannik Sinner. Jannik Sinner, promessa del tennis italiano, l'alto atesino, che ha ottenuto 3 titoli Challenger, è risalito. Aveva cominciato la stagione al numero 550 del mondo, lo ha chiusa al numero 78, andando a vincere 3 titoli Challenger e vincendo anche le prestigiose Next Gen ATP Finals a Milano, battendo in finale, attraverso un tennis straordinario, Alex de Minaur, che è un tennista in top 20, ha ottenuto le semifinali nell'ATP di Anversa, facendo fuori un certo Gael Monfils. Insomma, Jannik Sinner semplicemente ha disputato un'annata straordinaria per l'anno prossimo. Chiaramente le aspettative saranno tante, tante, confermare i risultati di quest'anno e migliorarli non sarà sicuramente facile. Migliorarli probabilmente sì, perché comunque quest'anno ha ottenuto risultati a livello Challenger. L'anno prossimo si disimpegnerà quasi unicamente in tornei di spessore, in tornei ATP, però appunto è un ragazzo che questo può trascinare davvero in alto il nostro movimento tennistico, può davvero portare l'Italia in terreni inesplorati, come Matteo Berrettini, in terreni inesplorati che mancano da tantissimi anni, oppure proprio l'Italia non ha mai affrontato, in cui l'Italia proprio non è mai arrivata nella propria storia. Insomma, questi sono elementi che sicuramente nei prossimi anni ci possono dare immensa soddisfazione, perché anche a bassi livelli, appunto, o tennisti di seconda fascia ci regalano delle soddisfazioni, andando magari a volte anche a sostituire quelli che sono disegnati come tennisti di prima fascia. Abbiamo un grande movimento, abbiamo una grande squadra a livello maschile. Ciò non si può dire a livello femminile, anche se si stanno muovendo diverse cose, con Jasmine Paolini che ha conquistato l'ingresso in top 100, è diventata la numero 1 italiana a discapito di una Camila Giorgi che sta affrontando un tunnel in cui davvero non si vede la luce, perché Camila Giorgi, che ha avuto un infortunio pesante che le ha pregiudicato praticamente oltre la metà. Oltre metà del 2019, vediamo se tornerà ad alti livelli l'anno prossimo. Ma insomma, le talentine italiane sicuramente non mancano, anche Melania De Lai, Elisa Pigato, che sono due nomi che probabilmente al grande pubblico possono non apparire, ma insomma sono due giovani interessantissime che si stanno facendo spazio a bassi livelli. Ma ovviamente la nostra giovane, più certa magari anche per il futuro, oltre a Jasmine Paolini, è sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che ha vissuto una stagione da sogno, arrivando alla posizione numero 169. Insomma, anche lei, può sicuramente farsi spazio nel tennis femminile. Quindi anche il ricambio fra le donne sta arrivando, dopo quella la generazione Super, Schiavone, Errani, Pennetta e Vinci, che si è conclusa. Adesso stanno arrivando anche segnali positivi al femminile. Insomma,
con questo movimento maschile, che peraltro anche dietro le quinte tennisti come Musetti e Zeppieri, che possono tranquillamente farsi spazio al femminile, un movimento importante che sta nascendo, il tennis in Italia. È destinato davvero a diventare a tutti gli effetti il nostro secondo sport a livello di tesserati nei circoli, è proprio il secondo sport dietro al calcio, quindi insomma i risultati finalmente si stanno riscontrando anche in campo e sempre più uno sport di rilievo in Italia, il tennis, sempre un ruolo più importante. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, se vi piace appunto che porti questo tipo di video qui a fine anno per andare a tirare le fila un po' dello sport italiano in questo bel 2019 che ci ha regalato diverse soddisfazioni. Magari nei prossimi giorni vi porterò invece movimenti un po' più in difficoltà che hanno affrontato maggiori delusioni, ma appunto per ora limitiamoci agli sport più famosi e a note liete per i nostri movimenti. Una valanga di mi piace al video, appunto, ditemi la vostra nei commenti. L'analisi mi è sembrata abbastanza esaustiva e completa, poi insomma del tennis ne abbiamo parlato un po' per tutto l'anno, abbiamo seguito, ci ha regalato tante emozioni. So che voi siete molto appassionati al tennis, vedo i vostri riscontri anche nei video tennistici, quindi spero possiate godere appunto di questa analisi, di questo viaggio che ci ha, diciamo così, fatto rivivere in pillole questo splendido 2019 per il nostro tennis. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video. Iscrivetevi al canale.